Ventesima edizione della stagione teatrale al Teatro La Fabbrica, 20 anni quindi anche di teatro, un appuntamento importante. Assessore all'istruzione e alla cultura Marcello Perugini, quindi siamo pronti a partire per festeggiare questo anniversario. Sì, 20 anni e non dimostrarli, mi sembra, che noi siamo ancora giovani in quel senso, abbiamo voglia abbiamo tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e tanta voglia di impegnarci per far crescere ancora di più la fabbrica. Quest'anno presentiamo la stagione del ventennale, secondo me è una stagione molto importante, offriamo a tutti gli abbonati uno spettacolo, un musical omaggio, quindi gli spettacoli saranno 9 e non 8, e inizieremo un po' presto perché inizieremo il 19 di ottobre con la Guerra dei Roses, con Amrangioini e Matteo Cremon. Ci saranno dei spettacoli nella prima parte abbastanza impegnativi, poi ci sarà anche un Borghese piccolo piccolo con D'Apporto, il padre con Abere, Lucrezia Lante della Rovere, e poi avremo Stefano Accorsi, che è il fiore all'occhiello quest'anno della stagione. Abbiamo sudato, abbiamo tribulato molto per averlo, ma alla fine ci siamo riusciti. Porterà uno spettacolo che si intitola Il principe che non sapeva amare, è stato impegnato tra l'altro, e proseguiremo invece con l'anno nuovo, invece dopo Accorsi, con spettacoli un po' più, diciamo, brillanti, Calendar Girl con la Finocchiaro, l'ispettore Drake, Il delitto perfetto, che è proprio una comica nel vero senso della parola, e per proseguire poi con un giallo di Agatha Christie, Miss Marple e il delitto perfetto con Maria Amelia Monti, e per concludere con Hollywood, la vera storia del film Via col vento, una commedia brillante. A dicembre, tra novembre e dicembre, avremo invece lo spettacolo appunto che diamo in omaggio, Sorella per caso, amica per sempre, che sarà praticamente il 2 dicembre in abbonamento, mentre poi il giorno 3, sia il pomeriggio che la sera, andrà per quelli che non sono abbonati. Dicevamo, per il ventennale abbiamo organizzato alcuni eventi importanti, su tutti segnalo uno spettacolo innovativo che si intitola Le Balle, il ballo, e presenta la storia dell'Italia dal 1840 al 2001, con il crollo delle Torri Gemelle, quindi non riguarda solo l'Italia ma un po' un panorama internazionale, raccontato in musica e in ballo. La cosa originale è diciamo, lo spettacolo dell'anno 2000, da stagione 2017-2018, che sta avendo un grosso successo perché dopo Villa d'Ossola andrà a Milano, poi sarà la Sala Umberto di Roma, toccherà i centri più importanti di tutto il paese. E per quanto riguarda invece gli spettacoli che interessano il ventennale, abbiamo dato spazio anche a delle realtà che vivono all'interno del centro culturale. Ad esempio, il 23 settembre apriremo con il concerto della Filarmonica, supportata anche da Zago Boogie, che è praticamente il gruppo che suona al Maurizio Costanzo Show. E poi avremo 3 spettacoli che riguardano la scuola di teatro della fabbrica, con la fattoria degli animali, la favola di Natale che sarà presentato, sarà un spettacolo anche di danza della scuola Butterfly della fabbrica, e avremo anche Sorella per caso e Amica per sempre, che dicevo prima, una serata in abbonamento e una serata fuori abbonamento. Tra gli altri eventi vorrei segnalare in modo particolare due importanti momenti fuori abbonamento. Il primo sarà a dicembre, la vigilia dell'Epifania, con un musical, Robin Hood con Manuel Frattini. Invece, a marzo avremo la danza classica per la prima volta alla fabbrica, con il Lago dei Cigni e con il Balletto di Roma. Questi sono gli eventi più importanti della stagione. La campagna abbonamenti è iniziata per le conferme, sta andando molto bene, e durerà fino ad agosto, poi da settembre daremo spazio ai nuovi abbonati. E da come stanno andando le cose, direi che siamo molto soddisfatti delle conferme e siamo contenti anche di come è iniziata la campagna vendite per quanto riguarda i Legnanesi, che come sempre sarà lo spettacolo di apertura della stagione, che sarà per il 30 di settembre. Nadia Amaci si occupa della programmazione artistica di Piemonte Dal Vivo, che collabora con la fabbrica di Villa d'Ossola da ormai 10 anni, quindi una collaborazione proficua. Sì, certamente una collaborazione molto proficua, quella tra il nostro ente e il comune di Villa d'Ossola, che porta sempre tantissimo pubblico in teatro, e diciamo che il teatro di Villa d'Ossola non ci ha mai deluso a presenze, e siamo ovviamente molto contenti di collaborare ormai da circa 10 anni a questa parte.